Ebbene, amici fratelli della Congrega, rombare, strombazzare delle moto, basta, anche se la prossima settimana andrò a vedere questo Bike Riders con Tom Hardy e Austin Butler. Diamoci a un cinema maschio, virulento, aggressivo, storie di famiglie deturpate, di vendette familiari o familiari con la G, che dir si voglia. Oddio, questo locale da boomer, inizieranno gli europei, ma Verratti, Verratti. Ma comunque un centrocampista gioca il Paris Saint-Germain e Jorginho è stata colpa sua, è per colpa sua che non siamo arrivati ai mondiali, poi sbagliato tutti i rigori, ecco come si riduce un vecchio e come si riducono molte persone, come vuoi parlare solo di cinema, invece io sono rinato, sentiamo cosa passano per radio. Dai, palle. Prima c'erano tre motociclisti. Ma non passa Fabri Fibra? Vaffanculo. Oh, prima ho guardato delle clip riguardanti Clint Eastwood. Ho guardato le clip riguardanti Clint Eastwood. Le riguarderò per un video, che ne so. Da realizzare, da renderizzare, da montare una Falò Production, quest'essere che è un unicum, unicità totale. Sì, Clint Eastwood, anche se sta morendo, ha compiuto da poco 94 primavera, il mio regista preferito. L'intervista di Gianni Minacca a Gian Maria Volonté, a Martin Scorsese, che ha finito di rompere il cazzo, quest'italo-americano di merda, lui col gangsterismo. Sì, sono cambiato, ma i miei haters legati al mio passato, da solipsista, indubbiamente sì, in cui per rifuggire, no, per rifugiarmi da mondo ostile, ma che è stata di interiorizzava e filtrava tutto secondo la sua percezione. Basta, quel periodo è finito. E bisogna espandere i propri orizzonti e scegliere persone più intelligenti, non ancorate a ricordi infantili. Potevo essere un prete, un gangster, sono diventato regista, non potevo giocare a pallone, soffrivo d'asma come Che Guevara, ma basta. Cioè, vogliamo dire la verità, Killers of the Flower Moon è un film di merda. Forse ha ragione Francesco Alò, mi trovo molto in questi pensieri da intellettuali, persone che hanno aperto qualche libro, che sanno cos'è il cinema e cos'è la vita, anche se possono apparire topi da biblioteca, coi dizionari, con tutte le loro citazioni che non vengono comprese. Non comprendo questi YouTubers popolareschi, naturalmente adatti alla working class, alla classe operaia, come i genitori di Martin Scorsese. E poi avevo conosciuto anche Balanzone, un tipo di Bologna che mentiva ai figli dicendo che era un giornalista, dicendo loro e dicendo agli altri, era un messo, uno che faceva il portalettere, arresto del Carlino, e sognava per i figli una vita da giornalista. Orrori, errori. Il pater familias che non è riuscito a realizzarsi, un totale fallito che fantasticava in materia cinematografica e idolatrava miti, peraltro provinciali come Federico Fellini. Dobbiamo dirci la verità, i miei haters devono sapere la verità. Io sono molto cambiato, oppure sono ritornato quello che ero. Perché, come sostiene giustamente David Lynch, lui sì un genio, non Scorsese, non quell'altro cazzone malato di mente, Terrence Malick, registi adatti a persone solipsiste. Ecco, le persone non cambiano, si rivelano o si svelano nuovamente. Quindi non veliamo nulla. Io passai un calvario per colpa di imbecilli che volevano catechizzarmi. Sì. Chissà che idea si erano fatti di me, l'idea che proiettavo loro, ma non col proiettore cinematografico. E questa cinesina mi sta guardando, la barista, la cinese, e pensa: questo è matto perché appartiene a una cultura diversa. Mi costringerà ad abiurare come in Silence. Vedete, io ragiono così. Anche Silence, sì, vabbè, film sontuosi visivamente, però pallosi e indubbiamente concettualmente sbagliati, adattati al solipsismo di Martin Scorsese, un regista incapace.
di darsi anche al femminismo, a differenza di Clint Eastwood, in questa intervista con Gianni Minà, no? Con un altro fissato con idee politiche, tutte idee sulla politica proiettate a Clint, tutte domande inerenti alla politica. Non chiese molto riguardo Bird, con cui Eastwood gareggiò al Festival di Cannes, e poi Anna Schigul, Jean-Marie Volonté, premiato a Cannes, la Palma d'Oro. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Anni di sessualità, di rock and roll, di emancipazione totale, di trasgressione pura del falò, che ha ricevuto anni fa, un anno e mezzo fa, anche delle telefonate anonime, da gente che è ancorata a un passato ancora lì ferma. Dovrei rivelare loro che io sono sempre stato un mezzo bullo comunque. Quando tornavo dalle scuole medie, bullizzavo, sì. Non vittimizzavo, bullizzavo un ragazzo di nome Gabriele Tornabene. Gli dicevo: torna bene a casa, Gabriele. Eh sì, sono questo, sono sempre stato così. La gente volle sedarmi, mi voleva dare degli psicofarmaci, ma è diverso, non è normale. Sì, infatti, ero troppo vivace, troppo sessualmente anche oltre. Infatti, da lì partì il solipsismo, Taxi Driver. La notte vengono fuori gli animali più strani. Che vi posso dire? Ho promesso al mio caporedattore di scrivere la recensione su Bike Riders, la scriverò a una velocità pazzesca perché oramai la tastiera è una terza mano per me. E poi ci sono questi scribacchini, pennivendoli, di prima mano. No, lentissimi, con virgole sbagliate. E questi youtubers che si danno al turpiloquio laddove non c'è una funzione ironica, satirica o sardonica, semplicemente perché non sanno parlare e quando non sanno che cazzo dire, dicono: beh, buona si bisce, bravo, che bella madonzolura, il Taxi Driver. Avevo avvertito i miei haters di non rompermi il cazzo perché le avrei asfaltate, totalmente annientate. Sto terminando questo commissario Falò 4 che avrà a che vedere con Mulholland Drive, Inland Empire. E voglio parlare un po' con la voce, un po' così, da Gianmaria Volonté, no? Sempre molto posato, molto educato, con questo sguardo un po' inquietante. Ci vuole Volonté nella vita? E poi quell'intervista a Clint Eastwood, bravissimo, no? Quelli che si proclamano, c'è cioè uno che ecco, ha buttato la spazzatura. Sì. Stava rendendo questo video trash, mi sono impappinato, cazzo. E cazzo fa allora? Ma guarda un po', eh. Adesso dal bacino la ragazzina, poi stasera ci vediamo dopo, ti faccio tutta la leccatina. Sì, però levati dai coglioni, dai. Ecco, ha pure la figlia, Madonna santissima. Si è andato a inguaiare forte questo. Poveretti, poveretti. Ma gente che crede in queste cose. Ma tu, lei, signor Eastwood, è di destra o sinistra? No, sono classificazioni, categorizzazioni dogmatiche appartenenti forse agli anni 50 e 60. Risposte di classe, piazzate bene, grande Clint. Un affanculo. Io sono un collezionista di accendini. Cristo. Questo funziona, anche questo in mezzo alle gambe funziona. Queste sono le classiche freddure alla Clint. Poi sapete che vi dico? Sì, Sergio Leone, ottimo regista, però aveva ragione un po' Paolo Mereghetti. Quest'umorismo all'italiana che sembra la nuova canzone di Michele Bravi non ha tutti i torti. Quella con Carla Bruni è veramente una schifezza. Però sì, luoghi comuni, stereotipi. Torniamo a questo commissario Falò 4, ho scelto il sottotitolo. Noir Vertigo, Hot Investigation. Hot Investigation. Non si andrà a parare sulle pornoattrici da me adorate, da me segate, da me masturbate, da me non scopate, però venerate. Si andrà a parare forse su Lost Highway, una rivisitazione no? Vertigo, la donna che visse due volte. Si andrà a parlare su Jill Kelly, appaiata Chasey Lane di Egot Game di Spike Lee.
si andrà a parare sul turbamento adolescenziale, sullo sverginamento di uno chiamato Jesus. Il nuovo film di Martin Scorsese sarà su Gesù. Ma basta, lui sta fissa della religione. La mia famiglia, ora et labora, sì, che credeva in Dio, e da qui i conflitti psicologici che hanno ingenerato questo mostro, questo sgorbio. Mamma mia, come ha fatto Isabella Rossellini ad andare con questo qua brizzolato, bruttino? Mamma mia, David Lynch invece aveva fascino. Ah, io rifuggo dalle mie responsabilità, per fortuna non voglio diventare un povero idiota come voi. E poi quelli che non sono critici, io lo sono, anche se non guadagno un cazzo. Non sono attori, non hanno una bella voce, non sanno recitare e recitano pezzi, sì, i loro copie incollati in cui vogliono dimostrare, per rimorchiare forse delle belle fighelle, di essere bravi. No. Se fossero bravi sarebbero critici, sarebbero registi. Invece abbiamo questi cinquantenni, 55 anni, un po' pesantiti, molto rancorosi, no? Con le loro classificazioni. Michael Bay è un cinema di merda, il suo. Martin Scorsese è genio, anche se praticamente dai tempi di quell'intervista con Gianni Minà, dai tempi di Casino, forse Bring Out the Dead, Bring Out the Dead, c'è della metafisica lì, c'è anche Patricia Arquette, Lost Highway. Vabbè, queste strade lessicali e cinematografiche di un falò scatenato, irreprimibile, finalmente svelato, dopo essere stato sedato, rattrappito, rapito, ricattato. Voglio tornare nel paese natio dei miei genitori, dove facevo il cretino, giocavo a calcio. Poi tornavo e mi masturbavo su Belen, no, non c'era ancora Belen, su Selen, Luce Caponegro. Sì, sono una capa de cazzo. Una testa di cazzo. Forse non è chiara la situazione, diciamo, ai miei haters. Avete presente Joe Pesci di Irishman? No, di Casino. La scena del banchiere, no? Forse lei non ha capito, Pini, quello che io faccio nella vita. Io le spacco la cape e quando uscirà dal coma, le rispaccherò la cape. Sono fatto così, sono fatto così. Poi De Niro non è poi tutto sto grande attore, sempre con queste mani, già in Casino con queste mani. Sai, Nicky. Doppiato da Gigi Proietti. Basta, questo nanerottolo che è Joe Pesci, ma anche Scorsese. Io adoro uno molto più alto di me. Uno è 94, 94 anni, io sono bassino in ogni senso, Clint Eastwood. Un cinema variegato, si passa da Bird, Gli Spietati, a Sally, a Richard Jewell, nuovo film Juror 2, mentre Scorsese gangster. Poi per dimostrare di essere un tipo romantico e di darsi anche al romanticismo l'età dell'innocenza, con quell'altro pezzo di marmo, Daniel Day-Lewis, il più grande attore del mondo, ma non sa recitare le commedie. Non è ironico, non è versatile come Bob. Freddura. Addio. Mi sta venendo anche il raffreddore. Qui che cazzo passa adesso per radio? Allora, Fiat. Allora, è lenta come Sono in voi. piedi e infine il ketchup Il era ketchup, una medicina. una medicina. Quella falsa dovete Quella trovarla falsa voi dovete al trovarla voi al 331 80 331 90 con un altro 101. locale. Baron! Come si chiama questo boogeyman? Così, eh? Joey, beh, no. Quelli non c'è fede, te sei giunca, tu cervi di Stefanuzzi, c'è cazzo sta facendo, vedanna a pigliartli te culo. Se proprio non fallite, non sai far nulla. Ora voglio parlarvi di Toro Scatenato, in questa Little Italy, dove c'era Frank Vincent, presente anche in quei bravi ragazzi, è morto, anche in Casino. Frank Vincent. Vincent. Una scena con De Niro che guarda, no? Accende la sigaretta.
Ma la mia vita non è stata retta, corretta, ma non va corretta, sono incorreggibile. Ora, Sergio Leone, Carlo Verdone, Bianco Rosso, c'è anche un gioco, Bianco Rosso si chiama, è Terrone, no, è Marrone. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Uno non deve rispondere di che colore è il cavallo bianco, deve rispondere, che ne so, nero? Va bene, ok. Questo è il gioco, i giochi. Ah, oddio. Che brutta storia questa, secondo cui, oggettivamente, a meno che non sia veramente immortale, Clint Eastwood a breve morirà, brutto. Dobbiamo sorbirci il biopic su Frank Sinatra con Leonardo DiCaprio. Mamma mia, se sarà come Diavieto. Con Kate Beckinsale nei panni di Ava Gardner, no, Jennifer Lawrence. Mamma mia. Poi Bolo Schwarzman, gran figa, lei, mamma mia, gran figa, un cesso. Comunque ha già recitato con Leonardo DiCaprio, no, in quel film Don't Look Up. Affanculo. Ah, comunque seguirò questi europei. Sì, seguirò perché metteranno i maxi schermi in qualche pub. E quindi andrò a ubriacarmi. Sono fatto così, sono fatto così. Che volete fare? Volete spedirmi all'asilo? A catechismi? Quindi, avete notato poi in questi locali, no? C'è questo forte cameratismo fra uomini. Hai visto quella? Tiene una carrozzeria. Io ho fatto una cosa tempo fa, fui quasi picchiato. Sì. Visto che ci sono questi maschi molto accalorati, ma molto ipocriti, italiani, presi il cellulare e cominciai a filmare proprio così tutti i culi delle donne. Ma che cazzo fai? Ma sei un porco di merda? No, sono una persona sincera. È una provocazione. Sono fatto così, ho sempre provocato tutti. Delle vostre vite da insegnanti, di donnicciole, che poi vi prendono in radio, a leggere notizie che neanche capite. E poi c'è un altro su R101 che dà le notizie così e ci tiene molto alla pronuncia, di un'altra generazione. Zaleski, Macron, Macron, cosa dice Macron? Dice che avete scassato i Maron, ecco cosa dice Macron. Sì, devo fare il mio dovere, devo fare il bravo bambino per diventare un adulto cretino. Invece è bello vivere da persona libera, bistrattata, presa per il culo. Bello è quello. La gente pensa, questo è un cretino, uno scemo. E invece scriverò questo come Serafalo 4. Le sparerò grosso, mi prenderanno e mi arresteranno. Ma sì, ma che cazzo me ne frega. D'altronde io una vita normale non la voglio proprio. Mi vedreste, no? E poi anche fare il regista, no? Starei un anno per poi ricevere un cazzo, poi vince il premio Oscar in tutti leccaculo. Bravo, bravo, bravo. Sapete che vi dico? Meglio la pornografia. Sì, qui passano due, la birretta scuregge. Andate a farvelo dare tutti quanti nel culo, eh. Il falò è questo. È vero, è un disabile, un poveretto. Non ha contezza di essere veramente un genio. Vi saluto, tonte di merda. Le chiedo, cazzo, sta. Fanculo. Sono un po' imbranato, ma ci sta. Ecco qua. Fanculo a tutti quanti. Sono stato assordato. Faccio il giro così perché mi va. Ciao.